nel 2019 ci sono state 97.474 separazioni, il 15,8% in più rispetto a 10 anni prima. Sono i dati Istat a certificare un aumento che dall'istituzione del divorzio nel 1970 è stato continuo. Nel tempo però la società è profondamente cambiata, così come gli equilibri all'interno delle famiglie. Oggi la situazione culturale è molto cambiata. Ormai le coppie sono quasi sempre coppie che lavorano e c'è una maggior consapevolezza anche dei doveri all'interno della famiglia. Quando un padre si rivolge all'avvocato per affrontare una situazione molto dolorosa, che è quella di un fallimento, di un'unione sentimentale, quello che gli uomini sempre più chiedono non è tanto e solamente la preoccupazione dal punto di vista economico, ma il volersi occupare dei figli. Questo cambiamento è sempre maggiormente recepito anche all'interno dei tribunali, da parte dei magistrati che sempre di più danno ascolto a questi padri che vogliono occuparsi in maniera attiva e fattiva dei propri figli. In caso di separazione oggi, l'uomo può mantenere un rapporto quotidiano con i propri figli. Spesso però è proprio la mancanza di consapevolezza su questo punto a far sì che i padri non facciano valere i propri diritti. Ai padri oggi è concesso di portare per esempio tutti i giorni a scuola i propri bambini, di poter passare dalle 13 alle 14 notti al mese con i propri figli. Sono concessi weekend molto lunghi che partono normalmente dal venerdì sera sino a lunedì mattina. Ai padri è concesso un periodo molto lungo di vacanze estive, dalle 2 alle 3 settimane. Oggi ormai si parla sempre di affido condiviso e un affido condiviso nelle modalità che abbiamo appena descritto permette anche la dazio di una somma di denaro inferiore. Quello che succede purtroppo ancora è che molti padri sono convinti che nella loro separazione, nel loro divorzio, saranno loro a rimetterci non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto in questa affettività che hanno creato nel tempo e negli anni con i propri figli. Le decisioni di giudici che riconoscono le stesse prerogative a padri e madri però non mancano. Ci sono per esempio moltissimi casi dove non sono più i figli a cambiare abitazione, ma sono i genitori. La casa familiare viene lasciata a disposizione dei figli e saranno i genitori ad alternarsi nella medesima casa di settimana in settimana, dove per l'intera settimana ci sarà un genitore ad occuparsi a 360 gradi dei propri figli, la settimana successiva l'altro genitore. È importante quindi che il padre si affidi a un avvocato specializzato nella difesa degli uomini, che sappia avanzare le giuste richieste e sappia gestire al meglio la relazione professionale e la trattativa con la controparte. Per esempio, nel nostro studio noi utilizziamo il protocollo ASAP che consente di offrire un servizio a tutto tondo. Quello che viene chiesto in principal modo al nostro assistito è le proprie aspettative, cosa si aspetta rivolgendosi al suo professionista e cosa si aspetta dalla sua separazione o dal suo divorzio. Questo consente di offrire la massima tranquillità anche dal punto di vista psicologico al patrocinato, consente al nostro assistito di essere informato quasi in tempo reale su ciò che gli accade, per gestire al meglio questa situazione che comunque è sempre una situazione di fortissimo stress. Un intenso lavoro di conciliazione, quindi, che punta a raggiungere un accordo consensuale e ad evitare la separazione giudiziale. Applicare il protocollo che abbiamo visto poc'anzi e la scelta di un professionista che si occupa davvero da moltissimi anni di questa materia permetterà sicuramente di giungere a dei risultati ottimali nell'interesse del nucleo familiare. Porterà l'assistito e anche le controparti ad accogliere in maniera più produttiva quelle che sono le strategie che portano nel 90% dei casi a trovare degli accordi condivisi e quindi delle separazioni consensuali o dei divorzi congiunti. Arrivare a questi risultati permette soprattutto una crescita più equilibrata e serena dei figli che comunque si hanno in comune.
Davanti a padri sempre più coinvolti nella vita dei figli, la giurisprudenza si adegua e riconosce loro la possibilità di vedere tutelati diritti nuovi e più ampi. Fondamentale è rivolgersi a un avvocato specializzato nella difesa degli uomini. Il padre, infatti, non solo potrà continuare ad avere un rapporto stretto con i propri figli, ma ottenendo un assegno di mantenimento più basso, potrà anche risparmiare molto nel corso degli anni.